di milioni di euro su tre comuni delle ACI, ACI Reale, ACI Catene e ACI Castello, finanziate opere per un importo di poco superiore a 10 milioni di euro. Carnevale di ACI Reale al via il secondo weekend, in circuito i 9 carri allegorico grotteschi. Calcio, ACI Reale ancora in campo contro il Licata sul neutro di Enna, con la rabbia per la squalifica di campo e l'orgoglio per riscattare il KO di mercoledì. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti di giornata, riflettori su Capo Mulini, revocato il temporaneo divieto di balneazione nelle acque attigue a Via Garitta. L'inquinamento da batteri è rientrato infatti nei limiti. Aria di elezioni ad ACI Catena, intensa mattinata aperta dal candidato sindaco Aleo, poi continuata con la candidata sindaca Margherita Ferro, che ha inaugurato il proprio comitato elettorale. Nel palazzo vescovile di ACI Reale, cerimonia di consegna questa mattina della borsa di studio finanziata dalla principessa Beatrice di Borbone, destinata al reparto di odontoiatria speciale dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di ACI Reale. Questo è altro all'interno del nostro TG che andiamo ad aprire con le buone nuove per diversi comuni delle ACI, come sentito dai titoli di apertura. Oltre 10 milioni di euro infatti sono stati erogati a tre comuni, precisamente ACI Reale, ACI Catena e ACI Castello, per interventi di rigenerazione urbana. Nella città di ACI Galatea spicca la rigenerazione dell'area gazzena. Sentiamo. Dalle parole e tanti in tal senso agli annunci avvenuti qualche settimana fa, sia da parte del sindaco di ACI Reale Stefano Ali che del collega di ACI Catena Nello Oliveri, avevano avuto modo di pensare a possibili progetti senza seguito. Adesso si è giunti però ai fatti con la comunicazione dei finanziamenti ottenuti, ciò nell'ambito dei piani integrati connessi al PNRR. È il caso di dire così: pioggia di milioni di euro sulle località di ACI Reale, in qualità di comune capofila, e poi ACI Catena e ACI Castello. Opere per un ammontare di 10.536.000 euro che si inseriscono nel contesto progettuale di rigenerazione di aree urbane e quartieri marginali. La parola perciò all'assessore comunale di ACI Reale ai lavori pubblici Giovanni Raciti, che snocciola quanto previsto nella località acese e nella vicina ACI Catena. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato ammesso a finanziamento. È un progetto a cui questa amministrazione teneva tanto, perché il punto centrale dell'intervento nel comune di ACI Reale è l'acquisizione dell'area gazzena, che è un'area che riteniamo possa sancire definitivamente la scelta di questa comunità nella direzione di un luogo che sia destinato al benessere e anche al rispetto della natura. E quindi nel comune di ACI Reale l'intervento prevederà l'acquisizione della gazzena e la realizzazione di due piste ciclabili, una che parte dalla zona dalla zona archeologica del Tempietto di Capo Mulini in direzione di Santa Caterina, e un'altra pista che da Santa Caterina, sempre ciclopedonale, che raggiungerà il parcheggio di Piazza Cappuccini, la zona del parcheggio di Piazza Cappuccini. E un altro intervento previsto sempre qui è la realizzazione dell'ACI Hortus Regius, che è la vecchia struttura di cui si dispone di una memoria storica importantissima alla Biblioteca Zelantea, quindi un orto botanico di rilevante valore storico. E poi un altro intervento prevede la realizzazione di una pista che collega la stazione ferroviaria di ACI Reale con la cittadella dello sport e della musica dell'area del Tupparello.
Sono tutti interventi che rientrano in quella progettualità che l'amministrazione ha messo in campo e che porteremo avanti. Nel comune di Acicatena è prevista la realizzazione di un intervento di riqualificazione dell'area Rua Locu e la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri. Quindi siamo molto lieti di poter accedere a breve anche alle anticipazioni che sono previste da questo bando in favore dei comuni che dovranno adesso portare avanti la fase della progettazione esecutiva per rendere poi realizzabili rapidamente questi interventi. Per quanto riguarda la località della Riviera dei Ciclopi di Acicastello, sono state supportate opere in grado di migliorare non poco lo sviluppo e la mobilità nel territorio. Si tratta in tal modo di interventi di riqualificazione di una grande area pedonale in centro ad Acicastello, nella zona gravitante in prossimità del Castello Normanno ed in via Savoia. Si punta poi sul recupero di piazza Nino Martoglio nella frazione di Ficarazzi, la rigenerazione di piazza Giovanni Verga ad Acitrezza. Gli interventi programmati per il lungomare Cristoforo Colombo, piazza Castello, via Savoia per giungere fino a via Stazione, la parte poi di via Martoglio a Ficarazzi e piazza Giovanni Verga, nonché la via provinciale, hanno visto quindi l'erogazione di somme per 1.990.000 euro. Il comune castellese sta inoltre verificando la possibilità di partecipare ad un ulteriore bando riservato agli enti locali con meno di 30.000 abitanti, proponendo un progetto di 2 milioni di euro per la realizzazione di un marciapiede nei due incroci fra Acitrezza e Acicastello con la statale 114 e poi la riqualificazione del lungomare Scardamiano. Spazio alla cronaca nera, un giovane ventenne è stato fermato dai carabinieri di Caltagirone per tentato omicidio. Avrebbe ferito ad un braccio con un colpo di fucile un rivale in amore durante un incontro per regolare i conti in sospeso. La vittima, un 24enne, è stato ricoverato in ospedale al Cannizzaro di Catania. La sparatoria è avvenuta la notte del 28 aprile scorso. Sarebbe stata preceduta da un inseguimento in auto con il danneggiamento della vettura del 24enne a colpi di bastone, quindi il ferimento. Restiamo sempre nel campo della cronaca, un arresto dei carabinieri a Catania nei pressi di un noto villaggio turistico sul lungomare Kennedy. In azione i carabinieri della squadra Lupi che hanno arrestato un catanese di 30 anni per porto, detenzione e ricettazione di un'arma da fuoco clandestina. Il trentenne risulta essere parente di un esponente di primo piano della famiglia di Cosa Nostra, Santa Paola Ercolano. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35, colpo in canna, altri 6 nel serbatoio, matricola cancellata e occultata nella tasca posteriore dei pantaloni. L'arma è stata sequestrata, sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per verificarne l'eventuale utilizzo in eventi delittuosi. Incendio ieri sera a Zafferana, tanta paura, fortunatamente nessun ferito quando in via Guglielmo Marconi intorno alle 19 si sono levate alte le fiamme da una mansarda di un edificio, fiamme che presto si sono propagate ai piani sottostanti. A spegnere il rogo i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e di Riposto, prontamente intervenuti sul posto. La mansarda in quel momento era disabitata. Carnevale di Acireale al via, abbiamo detto, il secondo weekend lungo il circuito, oggi e domani i 9 carri allegorico grotteschi. Un po' di musica per accogliere i carri allegorico grotteschi tra la gente che passeggia per il centro approfittando della giornata gradevole dal punto di vista meteorologico. Al via il secondo weekend di carnevale ad Acireale con gli appuntamenti posti in programma. Circuito chiuso dalla mattina presto, consentendo il passaggio solo chi munito di pass cartaceo per recarsi al lavoro o ai residenti dietro esibizione del documento di identità. Talvolta le difficoltà qui non mancano, sia per chi deve
entrare che per chi deve uscire dal circuito costretto controvoglia a dover fare un percorso più lungo. Le giornate di oggi e domani a pagamento saranno dedicate ai 9 carri realizzati dai maestri, facendosi ispirare da temi diversi e realizzandoli in chiave allegorico-grottesca. Nella categoria A, 5 i carri in concorso: Selva Oscura dell'Associazione Culturale Ardizzone, Gattaci Covid a cura dell'Associazione Principato Cavallaro, i Tartassati dei maestri Scalia Fichera, l'Ombra Cinese dell'Associazione Culturale Principato Mario e infine Incanto realizzato dall'Associazione Cama. Per la categoria B, 4 i carri in concorso: Distanti ma Uniti dell'Associazione MSN, Migr Azione del Destino, Il Volo della Vita a cura dell'Associazione Cocoditta Spinosa, Di Che Colore Sei ideato dai maestri Arte e Cultura di Cavallaro Paolo Giuseppe e infine Una Vita da Precario, Associazione Culturale Amico. Fino a sera potrà essere seguita la parata, poi in Piazza Duomo gli spettacoli, questa sera con Barocco Spring Festival, mentre domani sera sul palco salirà il comico Uccio De Santis con il suo spettacolo di cabaret. E sempre domani, domenica 1 maggio, in Piazza Duomo e lungo il circuito si svolgerà la corsa podistica Trofeo Carnevale di Acireale. Chiuso il secondo weekend da lunedì e fino a domenica 8 maggio, spettacoli ogni sera in Piazza Duomo. Proseguono anche le mostre al Palazzo di Città a cura dell'Associazione Filatelica Numismatica Cese e in via Ruggero VII a cura dell'Associazione Culturale Switch on Art. E per oggi visite guidate presso la Basilica di San Sebastiano, il Museo del Tesoro e il Campanile dalle 16 alle 21, insieme ai volontari di Soa Sicula in collaborazione con il MUBAS. E la città, vestita a festa per il carnevale, il più bel carnevale di Sicilia, si presenta sporca a prendere posizione e oggi il consigliere comunale Francesco D'Ambra: ritengo intollerabile, scrive, il modus operandi dell'amministrazione e della ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti che, in sfregio ad ogni sorta di normativa, si concedono il lusso di lasciar giacere i rifiuti per intere giornate sul suolo pubblico. Tutto ciò contravviene alle norme, al capitolato e ad ogni principio di tutela della salute pubblica, afferma ancora D'Ambra. Peraltro il principio di rispondere ad una trasgressione del cittadino con un'altra trasgressione dell'ente comune, non rimuovendo i rifiuti, è, come dire, la reazione che è peggiore dell'azione. Qualora l'amministrazione non prenda provvedimenti e non si adoperi in tempi celeri affinché si proceda alla rimozione dei rifiuti, faremo valere le nostre ragioni, scrive ancora D'Ambra, denunciando chi di dovere nelle varie sedi a tutela del decoro e della salute pubblica e in ossequio anche al rispetto di chi paga e conferisce correttamente. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, a tra poco. Dal 29 aprile Etna Channel cambia LCN, non più il 115 ma 199. Dal 29 aprile sarà possibile seguire Etna Channel in tutta la Sicilia, isole comprese, digitando sul tasto del telecomando 199. Nuovi sistemi tecnologici di trasmissione all'avanguardia garantiti da Rai Way per una capillare diffusione sul territorio regionale. Etna Channel, vicino a te, vicino a tanti. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita.
Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Aci Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Home Store c'è aria di primavera. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa, fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera estate, uomo, donna, bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store, ad Aci Reale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto, a Riposto sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Eccoci tornati in diretta alla seconda parte del nostro giornale. Acque di nuovo balneabili nel tratto di mare di Capomulini, adiacente la via Garitta. Vediamo. Dopo poco più di una settimana ritorna possibile a Capomulini la balneazione nel tratto di mare che corre parallelo al lungomare di via Garitta. Lo scorso 21 aprile il Dipartimento di Prevenzione, attraverso l'unità operativa del Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Catania, procedendo all'esecuzione di analisi in alcuni campioni di acque marine prelevate, riscontrò un'incidenza superiore ai limiti consentiti di inquinamento batteriologico da coliformi. Da qui le preoccupazioni connesse alla balneazione, visto che il litorale in questione si presta ad accogliere bagnanti, oltre al fatto che in questo scorcio di aprile vi è stato un incremento delle temperature. Il sindaco Alì, massima espressione di salvaguardia della salute pubblica nel competente territorio, si adoperò subito per disporre quindi il divieto di balneazione, predisponendo nel contempo anche un'idonea cartellonistica indicando il temporaneo divieto. Ieri a Palazzo di Città, a seguito di ulteriori svolgimenti di analisi microbiologiche nelle acque marine, il laboratorio di analisi ha perciò evidenziato, dopo oltre una settimana dal primo rilevamento, un rientro nei livelli normativi previsti connessi alla presenza di Escherichia coli, un batterio presente nelle feci in grado di provocare conseguenze in vari organi umani. Si ritorna così alla normalità, ma questo primo allarme in avvio di un'imminente stagione balneare per le acque di Capomulini, nel tratto che si snoda a ridosso di via Garitta, non consente di dormire certo sonni tranquilli, poiché in questo sito già in passato si è dovuto fare i conti con l'emissione temporanea di divieti, il primo nell'agosto 2018 per poi fare capolino il batterio dell'Escherichia, pure negli anni seguenti. E parliamo di elezioni. Ad Aci Catena, gran fermento in vista dell'appuntamento di giugno che porterà al voto i catenoti per eleggere sindaco e consiglio comunale. Stamane ha aperto quella che possiamo considerare una intensa mattinata elettorale il candidato Giuseppe Aleo.
parte da ACI San Filippo la campagna elettorale del candidato a sindaco di ACI Catena Giuseppe Aleo. Stamane la presentazione a Piano San Filippo, dove Aleo ha incontrato sostenitori e simpatizzanti per illustrare la propria candidatura a sindaco di ACI Catena. Parte da San Filippo perché geograficamente è centrale ad ACI Catena e noi vogliamo dimostrare che il nostro è un progetto centrale per tutta ACI Catena, non c'ha una frazione sì, una frazione no. Noi cercheremo di guardare a tutta ACI Catena, da Cubisì a Vampolieri, perché tutto il territorio ne ha necessità. Noi sogniamo una ACI Catena dove i giovani non devono andare via, ma devono rimanere in questo territorio. Per far ciò bisogna creare sviluppo, bisogna creare economia, bisogna creare posti di lavoro, ma soprattutto bisogna creare una ACI Catena che dà servizi seri, perché la gente vuole pagare i servizi, ma vuole pagare servizi che funzionano e non servizi che non esistono. Nell'occasione Aleo ha presentato anche le tre liste che lo sosterranno: Se puoi sognarlo, puoi farlo, Città domani e Alleanza per ACI Catena. Sì, tre liste fatte da 48 persone, uomini e donne liberi, ma soprattutto molti giovani. Vedrete oggi che abbiamo tre donne, tutti sotto i 35 anni, che vogliono veramente fare tanto per ACI Catena, ma fare bene. Io già ringrazio da subito gli altri 900 firmatari delle liste civiche, 900 cittadini che sono recati liberamente a firmare, per questo li ringrazio di cuore, che ci hanno permesso di presentarli. Non abbiamo simboli di partito, non abbiamo scheletri nella patria, ma soprattutto non abbiamo dietro nulla di quello che ha amministrato 30 anni ACI Catena. Al candidato sindaco ricordiamo poi come sia caduto nel vuoto l'invito all'unità che lo stesso aveva lanciato alle componenti del centrodestra. Ma diciamo che il centrodestra ha diverse anime, forse che così disunito è ancora più forte. Sono dei progetti diversi, dei programmi diversi che sicuramente potranno trovare anche delle convergenze giuste successivamente, ma oggi è giusto dimostrare alla gente ognuno i nostri programmi, far scegliere come se fosse una forma di primarie. Non abbiamo paura del grande corazzone che si è creato dall'altra parte, perché siamo sicuri che il nostro programma sia sicuramente superiore, ma sicuramente possa entrare nelle case dei cittadini e possa essere scelto da loro. Un'intensa mattinata elettorale, abbiamo detto, perché mezz'oretta dopo, in pieno centro ad ACI Catena, Margherita Ferro ha inaugurato il comitato elettorale. Mai come in questo momento ACI Catena sente il bisogno di una nuova vita politica, ha detto stamane la candidata sindaca Margherita Ferro, inaugurando il comitato elettorale in pieno centro, a pochi passi dal Palazzo Municipale, in via Vittorio Emanuele. Accompagnata da tanti sostenitori, ha sottolineato ai presenti la propria visione della città, di quello che deve diventare ACI Catena, una città, e qui ha fatto appello all'orgoglio dei catenoti, che deve riconquistare l'identità perduta. È tempo di alzare la testa, ha detto. Non possiamo più sopportare di vedere una città sporca, trascurata, dove mancano i controlli. Oggi è un momento di gioia e di raccolta di tutti coloro che con me si stanno scommettendo in questa avventura per dare un nuovo governo alla città di ACI Catena. È un momento di raccolta e ringrazio tutti, uomini e donne che fanno parte della mia coalizione, che oggi sono insieme a me, ma tanti altri ancora si uniranno, perché noi vogliamo fare un appello, noi vogliamo avere una visione della nostra ACI Catena, una ACI Catena pulita, una ACI Catena che non sia più il gradino sporco delle ACI, una ACI Catena dove la vivibilità sia accessibile a tutti. Dobbiamo riprenderci i nostri spazi, dobbiamo ritornare a vivere la nostra città di ACI Catena. È triste, a sentire la candidata sindaca, vedere ACI Catena sprofondata in termini di vivibilità e sicurezza. Ed è anche per questo che in campagna elettorale ha voluto mettere in risalto un concetto assai caro: non numeri, ma persone. Oggi è un giorno di festa, apriamo il comitato elettorale. Questo è il comitato elettorale ad ACI Catena ed è il comitato di tutta la coalizione. Noi andremo per la città, comunicheremo con i cittadini. Il mio motto è non numeri, ma persone, perché sono le persone che fanno la differenza, il valore delle persone che io coinvolgerò in questa nostra campagna elettorale. Quindi grazie a tutti, grazie alla coalizione, perché loro sono la mia forza, la città, le persone, ecco, non numeri ma persone, fanno la differenza. Ha risposto eccomi alla richiesta di scendere in campo per ACI Catena, annunciando di essersi dimessa dalla prestigiosa nomina del dicembre 2018, quello di consigliera di parità della regione siciliana.
La consigliera di parità è un'authority che si occupa di impatto di genere, ma soprattutto prende in considerazione il welfare. La nomina viene infatti dal Ministero e viene poi consolidata con la Regione Siciliana. Ed è proprio la famiglia che è al centro delle azioni, delle politiche della consigliera di parità. Come candidata sindaca porterò la mia esperienza, il mio apporto, ecco, quello che io ho acquisito in questi anni di esperienza, dove sono sempre stata presente e vicina alla mia città in forme diverse, ma io sono figlia di questa terra e a questa terra io mi rivolgo e per questa terra voglio lavorare. Ecco, il mio appello all'invito alla candidatura è stata: eccomi da docente di storia delle religioni, vuol dire, ecco, io mi do completamente e totalmente a quello che sarà, se i cittadini mi daranno il loro consenso, quello che sarà il governo come prima cittadina di questa città. E stasera tocca al sindaco uscente Nello Oliveri, il sindaco uscente alle ore 19:30 in piano Umberto inaugurerà il comitato elettorale. Gran fermento, quindi, come abbiamo detto, ad Acci Catena in vista dell'appuntamento elettorale del 12 giugno prossimo. Per Nello Oliveri sono 5 le liste a suo sostegno. Parliamo d'altro. Stipulata stamane nel Palazzo Vescovile della Diocesi di Acci Reale una convenzione che permetterà di supportare l'attività del reparto di odontoiatria speciale riabilitativa dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acci Reale. Stipulata stamane nel Palazzo Vescovile della Diocesi di Acci Reale una convenzione tra l'Ordine Costantiniano, Charity Onlus e l'ASP di Catania per l'istituzione della borsa di studio Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo, al fine di supportare le attività di specializzazione professionale nell'area di odontoiatria speciale e riabilitativa per i pazienti disabili dell'unità operativa complessa del presidio ospedaliero Acese Santa Marta e Santa Venera. Cosa che a me mi ha talmente commosso anche tutta la famiglia è stato di vedere che finalmente i disabili sono presi in carica e sono ascoltati e le famiglie di disabili sono ascoltati. E quando si vede questo reparto dove c'è questa accoglienza, questo benessere per loro, l'attenzione, è stata una cosa che ci hanno molto commossi e penso che è una cosa molto molto importante di prendere così in attenzione tutte queste famiglie che hanno bisogno di aiuto. Un accordo firmato alla presenza, tra gli altri, della principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, del Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, del Dottor Riccardo Spampinato, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Odontoiatria Speciale e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero Santa Marta e Santa Venera, del Dottor Maurizio Lanza, Direttore Generale dell'ASP di Catania e del Sindaco Stefano Alì. Anni fa è venuto il dottore Spampinato esponendomi tutto quello che loro facevano e mi ha veramente colpito, che i disabili sono spesso in situazioni terribili dal punto di vista dentario. E allora ne ho cominciato a parlare qui e lì, ho trovato la sensibilità di diversi, tra cui soprattutto quello dell'Ordine Costantiniano, nella persona dell'Avvocato Amato, che è rappresentato oggi da Sua Altezza Reale Beatrice di Borbone. E dunque piano piano sono fatti dei passi, un primo passo qualche anno fa e adesso loro si sono impegnati e sono arrivati veramente a qualcosa di più consistente. Noi ci limitiamo a collegare situazioni per cercare di fare il bene e per cercare di veramente essere vicini a chi è fortemente svantaggiato come lo sono i nostri disabili. La somma ammonta complessivamente a 7.500 euro, destinata alla copertura di parte degli oneri necessari ad assicurare la presenza e la formazione di figure professionali quali odontoiatri, collaboratori professionali sanitari, terapisti della riabilitazione e fisioterapisti per la riabilitazione orale. Sono molto contento di questa opportunità che ci ha data la Charity Onlus di indire una borsa di studio per un giovane odontoiatra che si preoccuperà e si interesserà di aprire una nuova linea di attività nel nostro reparto, quella dell'implantologia per disabili. È un mondo che ancora non abbiamo potuto sperimentare sino in fondo perché è difficile scegliere la tipologia di paziente che possa essere sottoposto a questo tipo di protesizzazione. Ci sarà un collega che si interesserà dello studio sul tipo di paziente, sul tipo di osso che il paziente presenta, sul tipo di protesi che è possibile realizzarla
e grazie a questa borsa di studio speriamo di poter dare un'ulteriore risposta di civiltà verso i nostri pazienti disabili. Un anno fa la morte di Monsignor Pio Vittorio Vigo. Questo pomeriggio alle 16 nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria ad Acireale verrà celebrata dal Vescovo Raspanti una santa messa di suffragio in occasione appunto del primo anniversario della morte dell'Arcivescovo Vescovo di Acireale, scomparso il 30 aprile del 2021 dopo essere stato ricoverato in una clinica di Verona. La comunità diocesana, impossibilitata a riunirsi nella cattedrale per il carnevale in corso, si ritroverà nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria, ricordando l'amore e la gratitudine che il Vescovo Vigo aveva per i sacerdoti. Ha guidato infatti la diocesi di Acireale per 9 anni, dal 2002 al 2011. Si è tenuto stamane nella sala conferenze Pinella Musumeci di Acireale il convegno nazionale dal titolo «Dalla pandemia alla guerra, quale solidarietà?». L'evento è stato organizzato dalla SOSAN, associazione lionistica che promuove la solidarietà sanitaria nel mondo con il patrocinio del comune di Acireale. Un momento di pensiero e riflessione che il presidente del sodalizio, Salvatore Trigona, ha voluto in Sicilia, dove sono stati analizzati gli effetti della pandemia, le conseguenze dell'attuale guerra in Ucraina, la solidarietà che si adegua ai cambiamenti dovuti ai due eventi negativi, come sono stati affrontati i due temi dal punto di vista comunicativo. All'evento, coordinato dal giornalista Gaetano Rizzo, sono intervenuti il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, il sindaco di Acireale, Stefano Alì, il vice sindaco e assessore ai servizi sociali, Palmina Fraschella, il presidente del Lions Club di Acireale, Giuseppe Massimino, il past president del Consiglio dei Governatori dei Lions, Salvo Giacone, il consigliere nazionale Alfredo Borzì, nonché esponenti dei centri SOSAN delle altre regioni d'Italia. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte la pagina sportiva, tra poco. Dal 29 aprile Etna Channel cambia LCN, non più il 115 ma 199. Dal 29 aprile sarà possibile seguire Etna Channel in tutta la Sicilia, isole comprese, digitando sul tasto del telecomando 199. Nuovi sistemi tecnologici di trasmissione all'avanguardia garantiti da Rai Way per una capillare diffusione sul territorio regionale. Etna Channel, vicino a te, vicino a tanti. Ad Acireale sarà ancora carnevale. Dal 21 aprile all'8 maggio, carri allegorici in fiore in carta pesta vi aspettano in parata nel circuito barocco della città. Info e dettagli su www.carnevaleacireale.eu. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Traslocare con la Sicilia Traslochi è una favola. La Sicilia Traslochi. Trasportiamo delicatamente le vostre cose, case. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, modifichiamo nei nostri laboratori mobili e cucine.
Personale qualificato e la copertura assicurativa vi garantiscono la massima serenità in tutte le fasi del trasloco. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. La Sicilia Traslochi è un paradiso, amici! Risparmiate in salute, ma soprattutto in denaro! La Sicilia Traslochi, via Veneto 52 a Cireale. Stasera al teatro. Tutti i mercoledì sera, ore 21:10, rassegna a cura delle compagnie teatrali locali. Nel mese di aprile sono in programma il 6, a Biritta che Ciancianelli. Il 13, se mi ricordo ti sposo. Il 20, il Paraninfo. Il 27, i Navarra. Stasera al teatro. In onda tutti i mercoledì sera in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16. E la domenica alle 23 su Etna Channel. Lo sport, il calcio, la Serie D osserva un turno di riposo, ma la Cireale è ancora una volta in campo contro il Licata, altro recupero, sul neutro di Enna. Contro tutto e contro tutti ancora una volta, l'ennesima in un torneo in cui la Cireale è stato penalizzato in tanti modi, dal Covid innanzitutto con ben 4 gare rinviate, ma anche dalla discutibile scelta della Lega di sovraffollarne il calendario dei recuperi a ridosso della fine del campionato. A Cireale penalizzato da altre strane scelte della Lega Nazionale Dilettanti che a voler pensar male consolida l'idea complottarda nella mente di qualche tifoso, per esempio quella di mandare per la gara di una squadra in lotta per la vittoria del campionato con due club della Campania una coppia di assistenti di quella stessa regione. Se poi uno dei due si inventa quasi letteralmente un episodio non rilevato né dall'arbitro né dal commissario di campo e che costa ai Granata una maxi multa e una maxi squalifica di campo, il dubbio che nulla succeda per caso diventa più che legittimo. Fatto strano che si aggiunge ad altri fatti strani, come le 3 espulsioni nelle prime 3 giornate, tutte arrivate al 35esimo del primo tempo, come i diversi metri di giudizio sugli interventi scomposti che valgono fallo e cartellino rosso per i tuoi giocatori, vedi Portici in casa, mentre se li fanno i tuoi avversari si continua a giocare fino al gol, vedi Cavese sempre in casa. E poi ci si mette anche la prefettura che ti fa giocare il derby col Paternò a porte chiuse quando avrebbe potuto far disputare la gara benissimo senza la sola presenza dei tifosi ospiti. Alla fine, tra squalifiche di campo e situazioni contingenti, la Cireale ha giocato in campo neutro o senza i propri tifosi quasi un terzo delle partite in casa, 6 su 19, con pesanti conseguenze sulle finanze del club ma anche sui risultati del campo. A Cireale Biancavilla sarebbe finita 2-2 se non si fosse giocata Enna e a Cireale Paternò sarebbe finita 1-1 con il pubblico sugli spalti. Domande a cui non è possibile dare risposta ma che mettono in evidenza come certe decisioni pesino e come sulla classifica attuale dei Granata. A dirla tutta però, il peggior nemico della Cireale è pur sempre la Cireale stesso. Non ci sono infatti dubbi che la classifica Granata sarebbe diversa se non si fossero lasciati per esempio 5 punti al Castrovillari e più che per sviste arbitrali, ci sono state anche quelle mercoledì anche se decisamente meno influenti, per via di prestazioni non all'altezza di altre gare disputate dall'11 di De Sanso. Di resa però in casa Cireale non se ne parla, c'è rabbia semmai da sfogare sul campo per l'ennesima decisione penalizzante ai danni della società e della squadra, rabbia che potrebbe spingere Savonarola e compagni a dare più del 100% per far togliere una soddisfazione ai loro tifosi costretti all'assenza. Si torna quindi a Enna per affrontare i gialloblu degli ex Romano in panchina, aprire Orlando e Tallasuare in campo. Qui non ci sarà neanche la scusante delle gambe imballate dai troppi recuperi perché il Licata è nelle stesse condizioni dei Granata e gioca ogni 3 giorni dal 20 aprile. E a parità di condizioni c'è da riscattare, contro un avversario ormai senza obiettivi, il risultato dell'andata quando una Cireale decimato si arrese per 3-1. Rivalità storica delle due squadre fin da quando negli anni 60 i Granata soffiarono ai gialloblu il salto di categoria per un solo punto. Licata che si presenterà al match contro i Granata spuntato, vista l'assenza del bomber Samache che fece girare la testa alla difesa Granata nella gara d'andata. De Sanso invece dovrà fare a meno dello squalificato Todisco ma spera di recuperare Tumminelli, la cui assenza si è fatta sentire anche più del previsto nella gara di mercoledì. Granata che dovrebbero quindi schierarsi con Dalteri in porta, De Paci, Figliomeni e Cadilli in difesa, Cottone a sinistra e Tumminelli, o Correnti se il numero 96 non ce la dovesse fare, sulle fasce. In mezzo Lodi, Savonarola e Viglianesi più dello spento Cristiani visto mercoledì. Davanti Russo e Ricciardo, ma il buon Tuncara visto col Castrovillari potrebbe avere una chance.
Arbitrerà il signor Bozzetto di Bergamo, assistito da Montanelli di Lecco e Brunetti di Milano. Un precedente poco felice per il fischietto bergamasco con i Granata, la sconfitta interna per 3-2 di due stagioni addietro contro un'altra squadra gialloblu, il Giugliano. Fischio d'inizio al Gaeta di Enna alle ore 15. Oltre ad Acireale e Licata, in programma anche altri due recuperi che metteranno finalmente in ordine la classifica del girone. Saranno le due sfide salvezza tra San Cataldese e Troina e tra Castrovillari e Rende, curiosamente arbitrata dall'arbitro Leotta di Acireale. Tra i dilettanti in campo il Lingua Glossa a Santa Domenica Vittoria per la finale playoff del girone D di seconda categoria. Nel girone E invece la finale Motta Tremestierese. In terza categoria si gioca invece la quintultima giornata di ritorno con la lotta per il primo posto che vede impegnato il Mascali, che è terzo attualmente, che riceve domani l'Elefantino Catania, vale a dire la capolista. Il Real Torre cerca punti playoff contro il New Team Catania. In casa Pedara Soccer contro Puntese e Fiume Freddo che riceve la Stella Nascente. In trasferta la Lingua Glossa che è ospite della Pro Catania. Nel calcio a 5 il Via Grande si gioca l'accesso alla finale playoff del campionato di Serie C1. Nell'hockey invece match agevole per la formazione maschile della Polisportiva Valverde. Entra ancor più nel vivo la stagione del Via Grande Calcio a 5, che questa sera al Palavolcan nel calcio d'inizio alle 19 affronterà la Madonnina nella semifinale playoff del campionato di Serie C1 Girone B. Dopo una stagione strepitosa, chiusa al secondo posto con 47 punti, questa sera comincia la volata promozione. La gara per l'occasione si giocherà al Palavolcan di Acireale e l'obiettivo del club etneo è quello di accendere la passione intorno alla squadra biancazzurra, che vuole regalare qualcosa di importante ai propri tifosi. Un mix di giovani di qualità e giocatori esperti ha portato la squadra di mister Sebi Scandurra a contendersi la promozione insieme alla Madonnina, avversario di questa sera, Montalbano e Lavanderia Caterina Loggi, che invece si affronteranno nell'altra semifinale. Tutto pronto dunque in casa Via Grande per disputare una gara che comunque rappresenta già un ottimo risultato, considerando che gli etnei sono una matricola del campionato di Serie C1. Non ci si vuole però fermare, il secondo posto infatti garantirebbe in caso di finale il fattore campo a favore. Appuntamento per questa sera dunque alle 19 al Palavolcan. Dal calcio a 5 all'hockey su Prato con la formazione maschile della Polisportiva Valverde, che tra poco alle 15 affronta tra le mura amiche il Fanalino di Coda Grantorto. Gara valida per la 12ª giornata del campionato maschile di Serie A2, che si preannuncia a senso unico, con gli etnei chiamati obbligatoriamente a vincere per alimentare le speranze al primo posto. Serve infatti dare continuità alla vittoria ottenuta una settimana fa sul campo di Brescia per 2-0. Fischio d'inizio alle 15, al comunale di Via Seminara Valverde. E siamo giunti al termine del nostro TG, andiamo a vedere le previsioni meteo per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge schiarite attese in serata. Le temperature, le massime si attesteranno sui 19 gradi, le minime sui 13. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi, buona festività del 1° maggio, TG Reporter torna lunedì alle 13:40, arrivederci.